Ciao a tutti da Capitano Antenna. Oggi vi faremo vedere un prodotto molto particolare che in alcuni casi vi può salvare la vita. Il preamplificatore. Pensiamo a quelle zone difficoltose dal punto di vista della ricezione televisiva, zone in cui il livello del segnale in antenna giunge molto basso e per giunta anche molto rumoroso. Ovviamente, quando ci si trova in questi casi, è opportuno sostituire l'antenna con un modello caratterizzato da un guadagno maggiore. In molti casi, come sappiamo, per compensare le perdite derivanti dalla distribuzione avremo bisogno di utilizzare un amplificatore da palo, possibilmente a bassa cifra di rumore. Tuttavia, l'aggiunta di un amplificatore, anche se di qualità, può spesso e volentieri deteriorare ulteriormente il segnale. Non dimentichiamoci che, per definizione, l'amplificatore è un dispositivo che sporca, tra virgolette, infatti oltre ad amplificare il segnale utile si va ad amplificare anche il rumore. Un tentativo che possiamo fare prima di passare alla soluzione satellitare è appunto quella di installare un preamplificatore. Un preamplificatore non è altro che un amplificatore caratterizzato da un guadagno modesto e da una cifra di rumore estremamente bassa. Gli effetti sono spesso molto soddisfacenti, tuttavia l'installazione del preamplificatore richiede alcune accortezze tecniche. Innanzitutto il dispositivo deve essere posizionato il più vicino possibile all'antenna. Secondariamente dobbiamo avere a disposizione un amplificatore da palo o un centralino che siano dotati della funzione telealimentazione, ossia devono essere dispositivi in grado di inviare tensione su al preamplificatore. Infine dovremo stare attenti ad utilizzare un alimentatore che sia in grado di sopportare sia l'assorbimento dell'amplificatore sia l'assorbimento del pre. Stiamo utilizzando un amplificatore con assorbimento 110 mA, assorbimento massimo, e un preamplificatore con assorbimento 20 mA. Non avremo problemi utilizzando un dispositivo di alimentazione da 200 mA. Bene, vediamo come si installa. Il modello che stiamo utilizzando si applica direttamente al dipolo dell'antenna, basta avvitarlo. Così facendo il pre sarà il più vicino possibile all'antenna. Colleghiamo l'uscita del pre all'ingresso dell'amplificatore. A questo punto andiamo ad attivare la telealimentazione. Il modello di amplificatore che stiamo utilizzando è dotato di questa funzione. Per attivarla è sufficiente levare il coperchio metallico ed agire sull'apposito jumper. Ecco fatto. Non ci resta che collegare il cavo di discesa, ovviamente a valle andremo a montare l'alimentatore. Ok, provateci ed in bocca al lupo. Prima di chiudere però vi segnalo un particolare tipo di preamplificatore che è quello con il controllo automatico di guadagno. Lo abbiamo visto in un video precedente, cliccate qui per andare al video. Bene, anche per oggi abbiamo terminato. Come sempre vi invito a scrivermi per chiarire qualsiasi dubbio. Vi invito inoltre a iscrivervi al nostro canale YouTube, alla nostra pagina Facebook e a visitare il nostro e-commerce capitanantenna.it. Un saluto!